Buongiorno e bentornate sul vostro canale Amiche di Marianna. Se non sei ancora mia amica, iscriviti al canale così lo diventerai e benvenuta. Oggi parliamo insieme di quelli che sono i passaggi importanti e fondamentali per creare una buona base. Cosa si mette prima, cosa si mette dopo e vi spiego tutto quanto all'interno del video. Supportatemi con un pollice all'insù se ancora non l'avete fatto e buona visione. Facciamo finta che oggi siate mie allieve in accademia. Allora, ho visto da alcuni messaggi che mi mandate che non sono ben chiare le procedure, i passaggi per realizzare la base e che c'è ancora confusione tra ma il primer che cos'è, la cipria la metto dopo, ma posso utilizzare? Vediamo. Oggi lezioni di base 2.0, nel senso ne avevo fatto uno agli inizi, ma oggi vi spiego passo passo quali sono sarebbero tutti i prodotti, in quale ordine vanno messi. Voi ovviamente potete scegliere quali mettere e quali no, perché capisco alcune cose sono too much, e per realizzare una base perfetta, o almeno ci si prova. Quindi, quale vi ho sempre detto essere la prima regola aurea del make-up? L'idratazione. Quindi cosa dovete fare? Prima di tutto dovete andare a mettere la crema. Se volete utilizzare un primer viso, va in questa fase. Come vedete l'occhio e la sopracciglia sono già fatti. Prima che me lo chiediate, è la palette 1, set 1, delle amiche di Marianna. Mascara Stefania D'Alessandro, sopracciglia MAC. Il primer in realtà a cosa serve? Serve a dare una maggiore aderenza al fondo, una maggiore resistenza, ma nella maggior parte dei casi anche a dare un po' di luminosità, perché tende a creare una patina filmica che dà un effetto luminoso, vedete, un po' glow all'incarnato. Ovviamente dipende dal tipo di pelle che avete. Se avete una pelle eccessivamente grassa, evitate di farlo. Come se avete dei pori dilatati, questa è la fase in cui potete passare la crema minimizzante dei pori. Potete scegliere di passarla soltanto localizzata nelle aree dove il poro tende un pochettino più a vedersi. Qualora aveste delle discromie estremamente evidenti, come una cupe rose molto forte, una macchia, un livido, i correttori cromatici li passate in questa fase. Se avessi avuto un livido, ad esempio, in quest'area, sarei andata col correttore cromatico giusto prima dell'applicazione del fondo. Fatta questa preparazione, non ci dimentichiamo della zona perioculare, perché come vi ho spiegato più volte, se l'idratazione non è sufficiente, la pelle durante il giorno va ad assorbire quella che è la componente idratante del correttore e vi segnate eccessivamente. Se avete una pelle eccessivamente grassa e notate che non si riesce ad assorbire, andate con una velina a tamponare per rimuovere gli eccessi. Per la scelta del fondotinta si apre un panorama variegato, perché possiamo avere sia diverse texture, quindi il compatto, il cipriato, il fluido, la BB cream, quello in mousse e soprattutto diverse colorazioni, che per chi non ha visto il tutorial del sottotono può andare a verificare cosa essere, perché dobbiamo quindi capire prima il tipo di texture che ci serve, il tipo di colore, perché il sottotono deve corrispondere, altrimenti vi fa proprio l'effetto mascherina, e poi dobbiamo scegliere anche il tipo di stesura con il quale applicarlo. Perché, come vi ho spiegato più volte, il fondotinta può essere modulabile, quindi se noi lo applichiamo in maniera più coprente, lo stratifichiamo e la copertura sarà alta. Se invece lo andiamo a stendere in maniera più soffice, l'effetto sarà una copertura estremamente light. Da una parte mi applico un fluido, da una parte mi applico un compatto, così potete vedere la differenza. Di qua vado con il pennello, in questo caso sto mettendo il YSM di Inglot, e picchietto anche con il pennello per una maggiore copertura. Se io invece col pennello andassi a fare questo, ovviamente l'effetto sarebbe più sfumato, più leggero. Ricordatevi che dovete andare nelle aree con maggior necessità di copertura, quindi partite sempre, io faccio, quando lo applico faccio 1, 2, 3 e poi comincio a stendere il prodotto verso le aree esterne. Ricordatevi di sfumare le orecchie e di scendere anche un pochino sul collo. Non vado nella zona pericolare perché qui andrò con il correttore che è formulato in una maniera differente. Se invece scelgo di andare con un compatto e con una spugnetta, cercate di partire, cioè io prendo il prodotto, lo applico qui, qui e qui, e poi comincio a scaldare la texture e a muoverla.
Se avete, ci sono dei compatti che sono estremamente asciutti, quindi se avete una pelle troppo secca, evitateli. A meno che, come in questo caso, ad esempio, non siano compatti senza siliconi, che quindi non segnano eccessivamente. Quindi, come vedete, non è detto che uno rispetto all'altro abbia una copertura estremamente più alta. Se modulati, la copertura rimane la medesima. Scegliete il formato in base ai vostri gusti. C'è proprio chi preferisce la stesura del compatto, c'è chi preferisce la stesura del fluido, ma c'è chi preferisce la BB cream. Se aveste passato una BB cream, l'avreste potuto fare nello stesso modo con la spugnetta, ma avreste avuto ovviamente una copertura molto molto più bassa. Stesso discorso per il correttore, li potete avere compatti, li potete avere fluidi, li potete avere in mousse. L'importante è che siate attenti alla giusta componente di arancio per contrastare quella che è la vostra occhiaia. Oggi utilizzo quello di Clio che mi avete chiesto tantissime volte, ma per me è troppo chiaro, ho sbagliato colore, anch'io li sbaglio, quindi mi ci mescolo dell'arancio. Quando applico il correttore vado a fare questo, vale a dire lo vado a stendere e a far assorbire come fosse quasi una crema contorno occhi, perché deve scaldarsi anche qui la pasta. Se ci sono eccessi di prodotto, dopo poco troverete le righine, quindi dovete proprio lavorare bene quello che andate ad applicare affinché non segni. In questo caso io di Clio ho preso il numero 3. Stessa cosa, io questo correttore lo posso picchiettare con il pennello, far assorbire con il polpastrello oppure con una spugnetta. Vedete che però la spugna porta via, cioè di qua aveva fruttato molto di più. In questo caso parte del prodotto rimane sulla spugna e viene portato via, che è uno spreco. Però per chi vuole un effetto più light, sicuramente vedete la copertura è diversa. Se dovete applicare contouring in crema, illuminante in crema, lo dovete fare in questa fase. Se invece lo volete fare in polvere, dovete prima di tutto andare a fissare. Qualora voleste applicare al di sopra un fondo cipriato, ovviamente si fissa e poi si applica. Il fissaggio lo potete fare con cipria compatte, come in questo caso, con cipria sciolte, con cipria incolore o con cipria colorate. L'importante è che siano impalpabili, non sbianchino e che diano un effetto setoso della pelle. Insistete, se serve, nelle aree più grasse. Io, avendo una pelle mista, insisto nella zona T. Se lo passo col pennello, l'effetto è meno opprimente. Se invece vado col piumino, l'effetto è più forte, ok? Quindi se avete una pelle molto molto grassa, potete farlo col piumino. Io, nel mio caso, se andassi col piumino, la caricherei troppo. Dopo aver fissato, tutto quello che andrete a passare sarà in polvere. Quindi se io volessi passare un illuminante, in questo caso dovrò farlo necessariamente con una cosa in polvere. Stessa cosa per quanto riguarda le ombreggiature. Se voi non asciugaste a sufficienza e andaste ad applicare le polveri, praticamente la pelle confonderebbe la polvere come cipria. Oh, che bello, mi asciugo con il top in questo caso. No, perché vi viene proprio la strisciata. Fondotinta, cipria, illuminante se volete, sculpting o terra, ok? Il blush è un argomento a sé, vale a dire questo vi serve per scolpire, il blush vi serve per tonalizzare. Quindi il blush andrà applicato sulla gota. Con i fondi cipriati sopra potete andare e potete utilizzare o il pennello o la spugnetta. Ad esempio, potete dare più contrasto al chiaroscuro. Oppure questi qui sono quelli che potete mettere in borsa e portare dietro per i ritocchi. Diciamo che se avete una pelle molto molto grassa, sicuramente la scelta del cipriato è una scelta giusta. Se avete una pelle veramente molto secca, scegliete o dei compatti cremosi oppure dei fluidi. Anche lì, se volete una copertura non molto alta, ricordatevi che dovete applicarlo con il pennello, oppure ricordatevi che alcuni fondi, ma solo alcuni, dovete andare a guardare le composizioni, possono essere anche diluiti e mescolati con la crema. Vale a dire, voi mettete la crema, prima che la crema si asciughi, come ho fatto fare prima, andate invece a stendere il fondotinta di modo che le due composizioni, leghino e la coprenza del fondotinta risulti meno pesante. Se lo volete super fissante, potete andare poi con gli spray fissativi. Mi raccomando, vaporizzateli a una certa distanza. Se
Aspettate. E a quel punto siete pronti per uscire. Ripeto, non sono tutti assolutamente passaggi che dovete fare, ma visto che c'era stata un po' di confusione in quali fossero i passaggi e come si devono mettere prima, dopo, durante, spero che con questo video di aver dissipato alcuni dei vostri dubbi. Mentre stavo truccando le labbra, mi è venuta in mente una cosa. Per chi non vuole invece portarsi dietro la cipria, vi ricordate? Queste sono le salviette opacizzanti. Ne prendete una, ve lo mettete in borsa, pigiate nelle zone più grasse del viso. Io adesso, essendomi truccata da poco, ho messo anche quello per i pori. Non si vede eccessivamente, ma questi buchini che vedete è il sebo cutaneo che viene tirato fuori, quindi questo vi mantiene opache durante il giorno, evitando di lucidarvi e evitando di aggiungere prodotto extra. Spero di esservi stata utile anche per oggi. Scusatemi l'assenza di questi due giorni. Vi siete mancate anche voi, amiche mie. Buona giornata!